Una visita oggi al carcere di Teramo da parte vostra penso che abbia degli obiettivi. Quali sono e quali sono anche i termini per la risoluzione di questi problemi del carcere di Teramo? Gli obiettivi sono quelli, in presenza di una stesura di finanziaria regionale e nazionale, quella di accertarci delle condizioni del nostro penitenziario, che ha dei problemi importanti, problemi legati soprattutto al fatto che un carcere, come diceva il direttore, è costruito per ospitare circa 220 persone e ne ospita stamattina quasi 400, quindi un sovraffollamento che significano problemi sanitari, problemi della struttura, problemi di spazi in comune, mancanza di fondi per le piccole cose. Mi dicevano che addirittura c'è qualche volta la difficoltà a reperire prodotti per la pulizia delle celle, quindi in questo io credo che da parte nostra ci debba essere un impegno convinto, soprattutto per aiutare chi in questa struttura ci opera quotidianamente e anche nei confronti di chi deve scontare giustamente una pena, anche per iniziare con una forma di recupero che il nostro ordinamento prevede. Quindi diciamo, l'esperienza di oggi serve anche a noi per capire quelle che sono le condizioni effettive di questo carcere. Situazione, innanzitutto vorrei dire che è un'esperienza, punto, senza aggettivi. Troviamo una situazione complicata perché uno Stato si caratterizza per il senso di civiltà, se è capace di rigore quando deve perseguire coloro che commettono crimini e poi li fa scontare la pena in ambienti che abbiano i minimi requisiti. Qui troviamo situazioni di difficoltà dal punto di vista della carenza del personale, anzi, il personale della polizia penitenziaria credo che vada elogiata con questa scarsità di mezzi e di numeri, ma tutto il paese credo che sappia questo, e poi una struttura considerata di massima sicurezza che mostra il tempo di costruzione, quindi mancano anche servizi minimi, insomma, un po' di rispetto per le persone, insomma, stiamo facendo questo perché su questo argomento credo che bisogna, in quel quadro complessivo di sicurezza che dobbiamo dare ai cittadini, occuparci anche di queste cose, insomma. E insieme al ringraziamento, insomma, al grande sforzo delle forze dell'ordine che fanno giornalmente, la certezza della pena, che non vuole essere una punizione, essere appunto, come dice la parola stessa, una certezza. Noi nel Partito Democratico, un po' in tutta Italia, ma in questa regione in maniera particolare, direi in questa provincia, ancora più in maniera particolare, dobbiamo alzare le antenne perché gli ultimi episodi ci fanno capire che il livello di guardia si sta superando e quindi tutti insieme non dobbiamo più considerarci un'isola felice. Ma dobbiamo tutte le forze politiche, sociali, le forze di polizia, la magistratura, un'azione concertata per ridare quel senso di sicurezza, di serenità che nel passato le nostre zone avevano. Niente allarmismi, ma un grande senso di responsabilità su queste cose. Sicuramente si dovrà intervenire sul governo centrale da parte dei nostri parlamentari, in primis da parte dell'onorevole Tommaso Ginoble, perché qui c'è da intervenire sulla struttura per far sì che ci siano spazi adeguati. Parliamo di un carcere sovraffollato, dove diciamo, il numero di detenuti è quasi il doppio di quelli consentiti, dove il personale è inferiore a quello degli standard, quindi una situazione diciamo così difficile sia per i detenuti sia per gli agenti, quindi è necessario interventi di carattere diciamo fisico, strutturali, ma anche interventi per far sì che ci sia una sorta di recupero e quindi interventi per il settore sanitario, quello psicologico, spazi che appunto diano la possibilità di non lasciare che il detenuto diventa sempre più, diciamo così, delinquenziale. Aggiungo da parte mia, da parte collega Peppino Di Luca, l'intervento da parte della Regione che credo possa farsi sentire soprattutto attraverso i fondi della formazione che ci sono e si possono spendere per, diciamo così, far sì che ci sia una formazione dei detenuti.